Buongiorno a tutti, grazie di aver essere venuti come al solito così numerosi. Oggi presentiamo il nuovo mister Aurelio Andreazzoli. Come vedete abbiamo il vicepresidente Paolo Tagliavento e il direttore sportivo Luca Leone. Aspetterà loro, diciamo, introdurre il nuovo mister. Lascio la parola a Paolo Tagliavento. Vi chiedo la cortesia, nel momento in cui fate domande, di ricordare il vostro nome e la testata di giornalistica d'appartenenza. Grazie. Oh sì, di nuovo buongiorno a tutti, a quella che è la conferenza stampa per la presentazione del nuovo mister. Prima di tutto ci tengo comunque a ringraziare e a salutare il mister Lucarelli con tutto il suo staff per tutto il percorso fatto fino alla settimana scorsa, un percorso ricco di emozioni, soddisfazioni, successi, ma adesso è il momento di voltare pagina e ecco qua il nuovo mister. Voglio raccontare solo un piccolissimo aneddoto tra la telefonata del direttore sportivo e quella del presidente. Una telefonata durata un minuto, dove il presidente chiedeva il meglio che c'era sul mercato e dove il mister e il direttore gli ha detto che il meglio sul mercato era il mister Andreazzoli. Un minuto di telefonata e eccoci qua, insomma. Non so se il direttore vuole aggiungere qualcosa prima di cominciare con... No, io, beh, innanzitutto buongiorno a tutti, do il benvenuto al mister, mi fa piacere quello che ha detto Paolo, però ecco, poi alla fine è la verità, però c'è grande stima per l'allenatore, penso che abbiamo fatto una scelta importante. Questo poi lo imparerete a conoscere, penso comunque sia, non ha bisogno di presentazioni, mister. Siamo molto contenti di questa scelta, penso che sia una scelta molto importante per il presente e per il futuro della Ternana, per quella che era la mia idea quando pensavo a lui, quindi sono molto molto contento di questa scelta. D'altra parte devo fare anch'io un saluto, ma anche un ringraziamento mio personale a Cristiano. Dico Cristiano perché per me è stato un compagno di viaggio, è stato un amico, è stato l'allenatore della Ternana, è stato tante figure in questi 2 anni e mezzo, dove abbiamo vissuto un anno con il Covid, quindi abbiamo vissuto intere giornate qui dentro lo stadio a parlare della Ternana, a vivere, a raccontarci le nostre storie, i nostri problemi personali, le nostre vite. Abbiamo vissuto intensamente 2 anni e mezzo, per me è anche un'emozione raccontare di lui, si è interrotto semplicemente un rapporto, diciamo, professionale, però Cristiano è in tutti i nostri ricordi, nella storia della Ternana, di questi 2 anni e mezzo, dove abbiamo scritto delle pagine importanti. E il mio personale grazie gli va di cuore, e gli auguro tutte le fortune per il suo proseguito della carriera, però come sappiamo tutti nel mondo del calcio, io ormai ho 52 anni, sono stati tanti saluti, tanti ringraziamenti per tanti miei ex compagni, allenatori, ragazzi, quindi fa parte del nostro sport, del nostro gioco, del nostro lavoro. Però l'importante è che resta una pagina importante, come noi le dobbiamo continuare a scrivere quella Ternana, perché abbiamo ancora tanta strada da fare e apriamo un nuovo capitolo con il mister Andreazzoli, a cui di rinnovo il benvenuto e ve lo lascio. Grazie a voi per tutte le domande. Michele Frattoli, buongiorno. Sì, Michele Frattoli, sì. Benvenuto. Grazie. All'infuori del minuto della chiamata le chiedo quali sono le ragioni per cui lei ha deciso di abbracciare il progetto della Ternana, ecco, in un momento comunque prima della sosta natalizia, con la Ternana in piena zona playoff, eccetera, eccetera. Ma sai, a volte si va per sensazioni, si va anche sempre per ragionamento, chiaramente, però le sensazioni sono state buone da subito. Nel momento io non conoscevo Luca, e l'ho conosciuto in quella telefonata e la sensazione è stata buona subito e anche curiosa rispetto a quello che ci siamo detti e quello che mi ha raccontato. Si è concretizzata poi parlando con il presidente e
naturalmente poi molto decisiva è sempre la voglia di fare questo mestiere. E farlo qua, credo che, come ho già avuto modo di dire, è farlo nel punto nel posto giusto, perché ci sono, come ho potuto verificare in questi giorni, ci sono le ambizioni, c'è la voglia di progettare, come diceva Luca, c'è la voglia di accontentare chi deve fare il lavoro in tutte le direzioni. E poi c'è anche la curiosità, ma questa è una curiosità personale della professione, che mi deve mettere in gioco e voglio mettermi in gioco per verificare se sono capace di ripetere quello che ho fatto. E credo che in questi pochi giorni che sono stato insieme alla squadra, credo di avere una via spianata, perché dentro lo spogliatoio ho ritrovato la stessa energia, la stessa voglia che mi ha trasmesso la società. I ragazzi sono disponibili, come poi so che sono sempre stati. C'è margine di miglioramento, è per questo motivo che sono stato chiamato, non per fare niente di particolare, ma per continuare a far migliorare il gruppo di lavoro che abbiamo a disposizione, e naturalmente farlo con ambizione, naturalmente, perché chiaramente la società è una società che non vuole accontentarsi, io personalmente meno che meno, e quindi abbiamo l'ambizione tutti quanti insieme di cercare di fare molto, ma non molto solo nel futuro, ma molto più presto possibile. Quanto presto lo dirà il tempo e il campo, se saremo bravi da metterci nel gruppo delle contendenti, a rimanere nel gruppo delle contendenti e migliorarlo. La nostra ambizione è quella della società, di fare il massimo, la nostra, parlo di me, del mio gruppo di lavoro e quindi i calciatori anche, di fare il massimo per ottenere il massimo subito. E poi chiaramente ottenere il massimo significa far esprimere il massimo a un gruppo, e il tempo ci dirà se questo massimo è sufficiente per ottenere il massimo risultato. Massimo Lauri di Gazzetta dello Sport. Un punto di piacere. Ben arrivato. Grazie. Lei ha parlato nella sua prima intervista di temi che ha già toccato adesso, ovvero il futuro. Ha detto: il futuro mio non è un futuro distante, è un futuro immediato, un futuro prossimo. Vabbè. Lo ha detto dopo due allenamenti soltanto, dopo due allenamenti che ha visto la squadra. Qualcuno può aver pensato, ma è un modo di dire, cioè, per caricare un po' la piazza. Ci crede ancora, mi sembra di capire, in quello che ha detto, guardi, ovvero il futuro immediato. Guardi, poi impareremo a conoscerci anche meglio. Io dico sempre quello che penso. Ho la fortuna di avere un'età che posso dire sempre tutto quello che penso. E quando parlo mi riferisco alla realtà. Sono ambizioso, so dove voglio arrivare, che strade seguire, so quanto mi possono dare le squadre che ho a disposizione. Rispetto sempre a quel 100% che vogliamo avvicinare. Non so se basterà il 100%, però noi dobbiamo portare, noi parlo sempre di tutti quanti noi insieme, dobbiamo portare la squadra, tutte le nostre energie rivolte alla squadra, quindi tutti quelli che girano intorno, ma compresi voi, dovranno mettere un qualcosa a favore della squadra, perché tutto quanto va a finire dentro lo spogliatoio. E se noi saremo capaci di mettere anche una piccola percentuale in quello che possiamo dare e fare, ma mi riferisco anche alla gente fuori, alla città, al pubblico, per dare ancora più energia alla squadra per poter raggiungere questo 100%, e allora io credo che niente è precluso e dobbiamo continuare a pretendere e a essere ambiziosi
per noi stessi. Il futuro a breve, per me non è che ci sia futuro, cioè che si parla di futuro perché sembra anche, insomma, di lanciare, cioè, di prendere tempo. No, il mio tempo è oggi, l'allenamento di oggi è quello di domani, è quello che ho fatto in questi giorni. Voglio fare in fretta, non mi piace aspettare, non me lo do, non mi obiettivo. E quindi, detto questo, più che di futuro parliamo di presente, di volta in volta, come si usa sempre dire, facciamo una partita alla volta, ci siamo giocati una possibilità, ce la siamo già giocata, peccato non abbiamo portato a casa niente, come i ragazzi meritavano, direi che potevamo portare anche tutto rispetto a quello che abbiamo fatto, ma non abbiamo portato niente, ma questo non significa nulla, perché poi quello che conta è poi costruire una media che ci dia la possibilità di andare. E col discorso dei tre punti, sempre la media è facile anche aggiustarla, anche se ci sono dei passi falsi. Buongiorno mister, Tommaso Ferranti, Calcio Ternano e Terni Tutel. Buongiorno, ben arrivato. Grazie. Parlava di allenamenti, ti chiedo, avrà avuto modo di vedere le strutture di allenamento? Lei predilige allenarsi su campi in erba oppure sul sintetico del Taddei? Naturalmente in erba. Però ho visto il nostro sussidiario, come lo chiamiamo? Taddei. Sì, Taddei. No, il Campo Maggio. No, parlavo del sussidiario. L'antistadio. L'antistadio, ecco, antistadio, mentre a me viene sussidiario. È in buone condizioni, non è male. È stretto, a me piace lavorare in tutta larghezza sempre. Più è largo e più sono contento. Il fondo non è male. E quindi si può lavorare, ma avevo chiesto al telefono prima di venire, prima di partire, di andare a dare una sistemata e andare a verificare le condizioni del Campo Maggio e sono arrivato qua con Luca, siamo andati a vedere, era già le maestranze avevano già cominciato il lavoro, era già in buone condizioni, purtroppo nella nottata ha piovuto e quindi abbiamo preferito non andare perché il campo era troppo pesante e non volevamo nemmeno rovinarlo. Quindi è già segnato e delineato così come lo voglio io. A seconda del tempo valuteremo le circostanze, c'è la possibilità di usufruire anche dello stadio in talune situazioni, per esempio l'allenamento di stamani una parte la facciamo fuori, una parte andiamo dentro lo stadio perché vogliamo lavorare su certe misure. E c'è la possibilità di fare il meglio, cercheremo di fare il meglio. Mi raccontava ieri, ne parlavamo col vicepresidente, della volontà di creare questa struttura che sarà una struttura definitiva e ho visto il progetto molto molto bella. Speriamo di poter metterci i piedi dentro insieme, magari. Buongiorno mister, benvenuto a Terni, Luca Giovannetti, Corriere dell'Umbria. Grazie. Due domande rapide in una. L'opinione comune tra i tifosi è la migliore soluzione possibile per il dopo Lucarelli. La sua carriera dice tutto, non devo aggiungere ovviamente nulla. Le chiedo però in questo contesto, primo, Lucarelli era amatissimo dalla tifoseria e al di là di tutto questo potrebbe crearle qualche problema, qualche difficoltà, oppure come credo assolutamente no. Seconda domanda, quanto tempo lei presume di avere necessità per imporre la sua impronta tattica sul gruppo? Mi sembra di avere già accennato alla risposta alla seconda domanda. Secondo me chi fa questo mestiere prende troppo tempo, si dà troppo tempo a disposizione per dare le impronte, lo fa per comodo. Nella realtà non occorre molto per dare un'impronta, occorre più tempo e credo che a Venezia si sia già visto qualcosa, almeno io ho visto qualcosa di quello che ho dato e spero domani si possa vedere qualcosina di più. La difficoltà è il lavoro sui dettagli, cioè rendere una squadra
padrona di quello che è dentro la testa dell'allenatore, questa è la cosa difficile, e di tutte le situazioni che si possono verificare in campo. E allora questo lo fai solo attraverso il tempo, alla ripetizione delle esercitazioni che fai, a tutto quello che dici, a quanto rompi le scatole ai calciatori in senso positivo naturalmente, per inculcare il tuo credo, e quindi limare tutti questi aspetti necessita un po' di tempo. Come funziona? Funziona che tu una cosa la racconti, perché la prima cosa che abbiamo fatto dentro questa stanza, abbiamo parlato con i calciatori, presente anche Luca, e abbiamo dato un'idea di quello che vogliamo fare, no? Abbiamo messo dei paletti, abbiamo... E poi dopo devi andare in campo e devi trasformarlo in campo. Ma le trasformazioni da fare in campo sono un'infinità, sono tantissime le peculiarità da dare. E quando le date, o alla lavagna, o al video, o dentro il campo, non è che siano acquisite. E quindi devi pensare a quelle altre, e poi ripeterle, e poi riprenderle, e poi fino a che... Ma è così in tutti i lavori, questo è un po' più complicato, perché mentre un lavoro individuale ti concentri tanto e arrivi al risultato, in un lavoro collettivo che prevede 30 teste è da mettere insieme, è evidente che la cosa è più difficile da fare. Ecco dove serve il tempo, non sicuramente sull'impronta. Sull'impronta io penso con 2 o 3 settimane di lavoro uno la deve dare, se non la dà vuol dire che ha sbagliato qualcosa. Ecco, quindi mi prendo questa responsabilità, non vado a lungo termine. Bisogna fare in fretta. E non mi ricordo la prima domanda. L'eredità di Cristiano Lucarelli, molto amato dalla società. Ma questo mi fa piacere a me. Intanto perché conosco Cristiano, non benissimo, però ci siamo già incrociati e insomma è una persona che mi sta simpatica intanto. E poi non bisogna dimenticare il lavoro che ha fatto qua, la riconoscenza, se c'è da parte dell'ambiente una riconoscenza verso una persona che ha fatto, è un dato positivo, non mi sembra vero, capito? Cioè non è una cosa che mi pesa, anzi è un viatico che mi serve, perché significa che è un ambiente che è recettivo a quello che uno dà e ti dà delle risposte se tu dai, e siccome io so di essere uno che dà, so con certezza che avrò delle risposte. Ora, che darò sotto profilo dei punti o in questo senso non lo so, perché poi bisogna verificarlo. Ma che darò tutto per questa società e per l'ambiente, per far funzionare le cose come tutti quanti vorrebbero, questo è certo, e quindi avrò questo ritorno, senza dubbio. Mister, buongiorno, Augusto Osteri, La Nazione. Mi conferma che lei è un amante di ciclismo, va in bicicletta, sbaglio? Vorrei andare, però è il tempo. Mi sono già informato qua, se porto la mountain bike, se trovo qualcuno fuori fra quelli che ci ascoltano che mi prende a baglia per portarmi un po' in giro. No, la domanda è una metafora che le chiedo, no? Lei osserva un po' tutto il calcio, che idea si è fatta di questa serie bilaterale, come è messa in questo momento? Ha perso di vista una fuga che non è sicuramente una fuga decisiva. Questo campionato secondo lei si risolve una volata? Può esserci la fuga fin dall'inverno, non so, che dicono che è un campionato difficilissimo rispetto alle serie B, magari che già di per se stesse sono d'accordo sulla difficoltà del campionato, sono d'accordo, perché ci sono squadre che sono molto forti, sono state attrezzate da subito e sono anche accreditate come squadre forti, no? Però il calcio è un giochino strano, non è che dà il risultato in base a quella che è la struttura che tu dai o l'idea che tu hai e quando costruisci le squadre. È un giochino che vuole i fatti, e i fatti uno se li deve trascinare, se li deve portare a proprio favore. Sembra una fuga, no? Di quelle due che sono davanti, sembra una fuga, può anche esserlo. Io mi ricordo una precedente esperienza a Empoli, e sono arrivato un pochino più tardi perché era il 17 di dicembre,
e la squadra era messa bene, ma aveva 5 punti di distacco dalla prima, dalle, mi sembra che era il Palermo, il Parma, non me lo ricordo nemmeno chi era. E però dopo abbiamo avuto il tempo di farla noi la fuga successivamente, quindi ora non parlo, non voglio fare un parallelo Empoli-Ternana, però è una cosa che è possibile fare, siamo arrivati con 4 giornate d'anticipo o 5 a vincere il campionato, quindi è aperto per tutti, però è chiaro che è anche piacevole, no? Vedere una striscia così ristretta che ambisce intanto alla terza piazza, se ci fosse una prima e seconda piazza già definita, cosa che non credo assolutamente, e quindi ce la giocheremo tutti quanti meglio possibile. Buongiorno, Paolo Grassi. Paolo Grassi, Messaggero, domanda per lei rispetto a quelle che si diceva prima sui campi in erba, ma anche per il direttore, ecco, visto che è il direttore e anche il vicepresidente, forse in maniera un pochino più appropriata. Il campo di Campomaggio, diceva prima, tornando a prima, allora, al di là del soprangolo, volevo sapere se è stato già individuato o si sta installando il container che possa fare da doccia e spogliatoio per la squadra di cui si parlava. Allora, su questo tema ci abbiamo proprio lavorato alcune ore fa, sembrerebbe che una strada si sia aperta con le varie problematiche che ha quella struttura. E una strada dovrebbe essersi aperta, ci sta lavorando Sergio Annibaldi in questi minuti e a breve dovremmo avere una risposta concreta. Buongiorno. Buongiorno. Emanuele Lombardini, calciatore della Vissi Olimpiana. Dopo aver avuto questo esordio a Venezia, dove insomma, la squadra ha risposto bene, è arrivato il risultato, c'è subito un altro esame domani. Contro il Cagliari, che cosa teme della squadra, soprattutto poi in essere offensivo, è una squadra però che viene da 5 pareggi, no? Quindi è una, diciamo, è una squadra blasonata che è in crisi, questo secondo lei? Si va un po' sul discorso che si diceva prima, no? Le squadre sono importanti e sono forti, hanno individualità forti, perché insomma i due davanti del Cagliari sono nomi di tutto rispetto, però anche noi non è che abbiamo i calciatori scarsi, e quindi li contrapporremo e cercheremo di controbattere le loro forze individuali con quello che secondo me fa la differenza e che dovremo mettere in campo, cioè la capacità di essere collaborativi, di essere un tutt'uno, di avere un gruppo titolare di 24-25 calciatori come abbiamo, ora abbiamo ancora qualcuno fuori. Per me, l'ho già detto anche alla squadra, ma non è che lo dico tanto per dire, perché poi nella vita contano sempre i fatti e i ricorsi si possono andare a vedere. Anche l'anno scorso noi abbiamo avuto numerosissimi calciatori che hanno fatto più di 20 partite da titolari, numerosissimi, quasi tutti, più di 20 partite da titolari. E quindi questa è l'idea nostra che vogliamo riproporre, cioè di dare la possibilità a tutti di sentirsi molto molto importanti e partecipi alla causa. E allora quando tu riesci a creare questa condizione non puoi che avere dei vantaggi. Se hai una forza 7 diventa una forza 9, con certezza, non ci sono discussioni. E anche qui dopo dovremo vedere se la forza 9 basta o meno, però la tendenza è quella di portare all'eccellenza tutti quelli che abbiamo. Mister, buongiorno e benvenuto a Terni. Grazie per OnTV e Umbreon. Ci ha fatto vedere a Venezia, secondo me, già qualcosa, no? Alcuni principi di gioco nuovi rispetto alla precedente gestione di Mister Duverelli. Le volevo chiedere, avendo magari in questi giorni conosciuto bene la rosa, se ha già in mente un sistema di gioco, se riproporrà, diciamo, il suo 4-3-1-2 che abbiamo visto con l'Empoli, o se invece, come dire, ancora qualche incertezza, sta meditando di fare qualcosa di diverso. Siamo andati in campo con quel sistema l'altro giorno,
e siamo rimasti soddisfatti. Pensiamo che le caratteristiche dei calciatori siano rivolte a quel sistema. Non è che io vengo da Empoli e usavo quel sistema e dovunque io vado uso quel sistema. No, se non ci sono i calciatori adatti bisogna cambiarlo, perché il lavoro dell'allenatore è quello di andare a favore delle caratteristiche dei calciatori, che sono i principali protagonisti della situazione, non è l'allenatore il protagonista, no? E quindi crediamo al momento di avere un gruppo di calciatori che si adatta a questo sistema. Lo hanno anche dimostrato, ci stanno dando delle conferme, ma ciò non toglie che è una situazione che possiamo cambiare in qualsiasi momento, anzi che alleneremo anche qualcosa di diverso, perché poi le gare non si sa, si sa sempre come cominciano, ma poi non si sa dove portano, e quindi potremmo aver bisogno anche di difendere con un pacchetto di tre, con due esterni più larghi o più alti. Ma quello che conta non è tanto il sistema, che è solo una dislocazione in campo delle pedine, ma sono i principi verso i quali tu ti rivolgi e che tenti di dare ai componenti della squadra, capisci? Perché i principi sono sempre i soliti e vanno perseguiti e vanno completati, e dopo in base a quelli tu ti muovi invece che da una posizione a un'altra, ma i principi sono i soliti, i principi sono quelli di essere una squadra larga, lunga, corta, che deve essere imprevedibile, che deve essere concentrata nella fase difensiva, ma che deve essere ampia nella fase opposta. Insomma, questi sono i principi di gioco che una squadra ha, al di là che sia un 4-3-3, questi sono numeri che ci aiutano soltanto a identificare come li mettiamo in campo. Però poi i calciatori devono saper fare le cose nelle due fasi, e sono i principi di gioco, sono 5 di possesso e 5 di non possesso, sono contrapposti, questo è esattamente il contrario di questo, questo è il contrario di questo, e li devono saper fare tutti, e un allenatore deve far li deve rendere consapevoli che esistono intanto, e poi li deve allenare, perché come si diceva prima, se non li alleni e te lo dico, temi poi anche dire, ma se non mi alleni, me lo dice, non mi alleni, no, te lo devo allenare. Ecco perché si ritorna al discorso primario, che dopo ci vuole un po' di tempo per sistemare e dare la possibilità a tutti questi principi di essere realizzati, intanto conosciuti e poi realizzati. Buongiorno mister, Francesco Petrelli, Terni Light e Umbria Setto. Condivido appieno la scelta del vicepresidente e del direttore sportivo, che lei era la prima scelta per il post Lucarelli. Due domande: che ricetta ha per rendere prolifico l'attacco, sperando che non incontreremo più un ripristinato della situazione, e se nell'obiettivo dichiarato, che ovviamente l'ha detto anche a fine gara, è l'obiettivo primario con il contratto in scadenza nel 2024 della Serie A, se già lei nella sua filosofia di gioco, e visto che vuole dare un'impronta netta senza perdere tempo, magari nel corso di queste partite già o uno sfottimento della rosa o degli obiettivi mirati che possano permettere al suo gioco di migliorare. A questa domanda è presto per rispondere, no? Però è chiaro che è nell'interesse di tutti cercare di migliorare, ma questo non è un problema mio, io devo far migliorare i calciatori che la società mi mette a disposizione, e poi insieme sarà interesse comune cercare di migliorare il gruppo dei calciatori, perché per renderlo ancora più funzionale, ma questo è un compito di Luca più che mio. Riguardo ad essere prolifici, io ti dico per esperienza, scusa, ti do del tu, ma per me il tu è una cosa normale. Ti dico per esperienza che essere prolifici mette a posto le cose. E quando tu hai due occasioni in una partita, che è difficile diventare... Sì, ne puoi fare anche due gol in quella gara, ma
in linea generale no, non basta. Ora noi abbiamo rivisto, anche imprecando mentre riguardavamo, abbiamo fatto 6 palle gol importantissime, poi ne abbiamo avuto un paio di Mantovani e una di, non mi ricordo, di testa sul secondo palo, di chiesta, di Partipilo, che potevano, ma non le voglio mettere nemmeno, ne abbiamo avuto un'altra di Falletti, Cavani, dei Falletti dalla lunetta, che non la metto nemmeno, ma le altre 6 sono 6 occasioni clamorosissime, che se tu riesci a ricostruirle, speriamo di costruirne di più, se tu riesci a ricostruirle io penso che diventi prolifico per forza, cioè diventi realizzativo per forza, no? Non è possibile, perché poi i ragazzi che abbiamo davanti ce l'hanno nella loro storia. Beh, ora no, abbiamo Donnarumma, però Stefano Pettinari l'ha sempre fatti, ho visto, insomma, Falletti ce l'ha, Partipilo ce l'ha, insomma, le mezzali insegneremo a essere anche loro e cercheremo di mettere nella condizione di portare anche loro qualcosa. Io sono soddisfatto, non ho nessuna, sai, quando fai una scelta non ho avuto dubbi da dire di sì subito, come si diceva prima, però dopo magari arrivi nel posto e qualche cosa magari può essere. Non c'è una cosa che mi fa pensare diversamente rispetto alla prima decisione. E poi io credo che le cose vanno lasciate andare così come si propongono, non le ho mai forzate. E ho visto che mi è sempre andata bene nella vita, parlo in generale, non solo per il calcio. E quindi questa è una cosa che è nata in maniera così anche inaspettata, è venuta fuori e si è decisa subito. Significa che doveva essere così. E aspettiamo gli eventi per verificarli. L'ultimo, Ivano Mari, prego. Sì. Ivano Mari, AMTV Television, Eternal Time. Le chiedo... Forse è antipatico andare un po' nel passato, anche se le ha dato grandi soddisfazioni, no? Però se è possibile soddisfare una mia curiosità. Sì, volentieri. Se c'è qualche similitudine tra il suo brillante Empoli e questa Ternana dal punto di vista fisico, dal punto di vista della concentrazione, della determinazione. Su quest'ultimi aspetti che lei ha evidenziato, non ci sono difficoltà, non c'è differenza, perché l'ho già detto prima, c'è un gruppo di lavoro eccellente, la società mi ha dato la possibilità di avere intorno a me chi volevo per aiutarmi, ho trovato delle persone che già, voglio nominare Carlo Mammarella, perché ha fatto un lavoro la scorsa settimana importantissimo, è stato d'aiuto, è incredibile con me. Se avessimo vinto la partita domenica scorsa l'avrei portato in sala stampa, perché la partita sarebbe stata la sua, non la mia. L'abbiamo persa e quindi non l'ho voluto portare per quel motivo lì, perché me la sono voluta prendere io. Ma insieme a lui abbiamo trovato dei ragazzi giovani che vogliamo allevare e che vogliamo dar loro la possibilità di sfruttare l'esperienza che ho io e che ha il mio gruppo. Abbiamo aggiunto anche qualcosa e quindi siamo un gruppo di lavoro estremamente importante. Speriamo anche di essere bravi a farlo. Sulla prima parte della domanda, cioè sulle qualità, ancora... Cioè non voglio buttarmi, non ho ancora le idee chiare e quindi preferisco tacere. Fra un po' magari, se me la rifà, io le potrò rispondere in maniera un pochino più concreta. Grazie. Chris, un doppio interrogativo rapidissimo sulla partita di domani. Primo, qual è, certo ancora c'è la rifinitura, il programma nel pomeriggio, in linea di massima la situazione dell'infermeria. Secondo, sul Cagliari, non dobbiamo essere noi a scoprire il valore dei giocatori.
Il Cagliari però ha cambiato atteggiamento tattico, ad esempio nell'ultima partita ha giocato con un 4-3-1-2 uso i numeretti, insomma in maniera così sì, ha giocato così. Con un trequartista che però non è un rifinitore, il greco, cioè lui stesso si autodefinisce un guastatore, alla Perrotta, per sì. dire. Però tre centrocampisti molto tecnici. Sul piano tattico, questo tipo di trequartista anomalo, grande gamba, grande dinamismo, può crearci dei problemi? Dipende da che partita. Se fa una partita scarsa, no, non ci creerò. Se giocherà bene, ci creerà dei problemi. Non lo possiamo dire prima. Però è una valutazione che abbiamo fatto anche noi, insomma, abbiamo visto già più volte il lavoro sul Cagliari già pronto. E la caratteristica è quella. Quanto potrà portare in più o in meno lo vedremo dopo la gara, non lo so. Oh, ma le doppie domande a me mi fanno sempre difficoltà perché mi dimentico sempre. La situazione infermeria. Ah, la situazione infermeria. Quindi magari facciamone una per volta, anche 10 però una per volta. E la situazione infermeria è quella che avevamo, con Donnarumma fuori, con il nostro capitano che è appena rientrato, ha fatto un allenamento ieri. Favilli in dubbio. Scusa? Favilli. Ah, Favilli che è fermo ancora, non ci sarà domani, lo mettiamo a posto per domenica. Difendi? E mi riferivo a lui, il nostro capitano, no? Il nostro capitano, no? Difendi. No, difendi. Non c'è problema. Il capitano è difendi. Per me il capitano è quello là. Ieri l'ho salutato, ho detto, oh, non mi vieni nemmeno a salutare, siamo quasi coetanei. E ancora non ci siamo incontrati davanti a lui. E l'ho conosciuto ieri la prima volta. No, ieri l'altro forse. Ieri l'altro aveva fatto allenamento domenica. Ieri l'altro, ecco. Va bene, e quindi non sono tanto abituato a guardare gli assenti, mi interessano molto più i presenti, perché gli assenti a me non mi danno niente, però i presenti, se sono quelli che abbiamo detto prima, se sono fatti sentire presenti. Perché presenti sono tutti quelli che sono dentro l'allenamento, ma vanno fatti sentire presenti. Cioè, ma è per qualsiasi tipo di lavoro. Se tu vai a lavorare, fai, non lo so, che il tipo di lavoro, qualsiasi mestiere, e non ti senti considerato e sei un numero e nessuno ti dà importanza, ma anche se ti dà la minima importanza, tu rendi di più, non c'è niente da fare. E noi dobbiamo farli sentire importanti. Chiunque là dentro è importante. Come si chiama? Sisso, il magazziniere. Sisso è importantissimo per noi, perché ha una disponibilità, lui e Tony hanno una disponibilità nell'agevolarci il lavoro che è invidiabile. E se noi stiamo bene, sta bene lui, perché lo facciamo star meglio. E funziona tutto di più, perché il lavoro di Sisso e di Tony va a finire dentro lo spogliatoio, non ci sono dubbi. Se c'è invece, se ci sono resistenze, non c'è feeling, non c'è condivisione, va a finire dentro là, non c'è niente da fare. È un tarlo che si insinua, che voi non avete idea di come fa presto a succedere. Mentre invece, se tu riesci a far sentire importanti tutti, ma dargliela l'importanza, perché non è che io ti dico, oh, te per me sei molto importante e ci conto, e poi non lo cago mai, e si dice, ma com'è sta storia? Ma non penalizzo solo lui, penalizzo anche quelli che vedono che io faccio delle promesse che non mantengo. Certo, non si può accontentare tutti al 100%, che per esempio, ho portato l'esempio dell'Empoli prima e lo continuo, chiaramente anche nell'Empoli c'era 3 o 4 calciatori che avevano più minutaggio, ma questa è una cosa normale. Ma sapere, oddio, toccherà a me o toccherà quello là? Ma sapere che oggi non mi tocca sicuro, sempre, matematico, diventa anche fastidioso, no? Siamo a lavorare.
e ci pagano per quello che facciamo, però capisci che abbiamo bisogno più di soddisfazioni personali che non tutti quanti, anche voi, perché se io vengo qui e non rispondo in maniera esaudiente o perlomeno non vi do la giusta importanza, andate via che vi girano le scatole anche a voi altri, non siete soddisfatti. Se invece il nostro rapporto diventa collaborativo, diventa di interesse comune, anche voi vi sentite quella voglia di fare, di dare quel piccolo contributo che si parlava all'inizio, no? L'ultima, prego, sì. L'ultima, rapidissima. Negli ultimi minuti della partita di sabato ha inserito Capanni, è una curiosità. È un ragazzo lo scorso anno sfortunatissimo, non ha praticamente mai giocato. Le chiedo, perché parlava anche di giovani, le chiedo un suo giudizio su questo ragazzo e come magari potrebbe anche essere inserito anche progressivamente in squadra. Il giudizio sul ragazzo lo posso dare soltanto sul comportamento, che è equiparabile a quello che ho detto prima, totale. Sulle qualità non ce l'ho ancora un giudizio pieno e non mi voglio sbilanciare, come dicevo prima. Quello che posso dire è che è entrato in campo e ha fatto molto bene, molto bene. E ho visto anche nell'allenamento che è un ragazzo di interesse. E anche per i giovani sono giovani e vorremmo che avessero anche l'esperienza. Non è possibile, non è possibile. L'esperienza ce l'hanno quelli più grandi, perché l'hanno fatta nella strada. Ma se tu hai giovani e gli dai la possibilità di fare esperienza, sono giovani e hanno e si formano l'esperienza e ti danno, perché i giovani danno sempre qualcosa, danno come entusiasmo, danno come brillantezza, danno come libertà mentale, danno, e quindi vanno considerati alla stregua di quelli meno giovani. Questo non significa che meno giovani hanno meno vantaggi, no, hanno il vantaggio dell'esperienza, se sono seri e applicati come abbiamo qui ti danno un ulteriore vantaggio, perché creano humus per quelli che vengono da dietro e quelli che sono giovani. Come vedete che parliamo di tante cose, ma questo, tutto questo a testimoniare che il giochino che facciamo non è un giochino semplice, è un giochino complicato che ha tante sfaccettature. È difficile realizzarlo, e poi c'è quello che è successo domenica, che i ragazzi meritavano di portare a casa 3 punti e non hanno portato nemmeno uno, e c'è l'andamento della gara che dice trovi il portiere, trovi il palo, trovi quello, cioè che non è una logica il gioco del calcio, alla lunga è una logica, a breve tempo può succedere di tutto, ma alla lunga è una logica, tranquillo, da qui a maggio diventa una logica. Se fai, ottieni. E noi dobbiamo andare avanti col discorso del fare. Fai, ottieni. Non sai come, tu fai. E calciatori io gli dico spesso, mister, non so come, ma in questo caso tu muoviti e poi vedrai che qualcosa succede. Ecco, fare. Fare. Se tu fai, ottieni. Ok, se non ci sono altre domande, io se ha qualcosa il vicepresidente o il direttore da aggiungere, vi ringrazio per essere venuti, c'è un piccolo buffet se volete approfittare. Grazie. Grazie a tutti. Buonasera. Grazie.